compagnia dell'avvocato Santo Durelli. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. Lei avvocato è un avvocato civilista e si occupa in particolar modo della tutela del rumore, e qui andiamo anche un po' ad allacciarci al discorso della mala movida. Che cosa ci può dire? Sì, parliamo di mala movida perché ci sono state negli ultimi mesi due sentenze, una delle quali di qualche settimana fa, addirittura della Corte di Cassazione, che io credo costituiscano o possano costituire una svolta veramente decisiva per la tutela appunto da questo tipo di problematica legata alla movida. La mala movida, ossia quel fenomeno per cui in un di solito centro storico si concentrano molti locali e di conseguenza molte persone si riuniscono, si riversano nella strada pubblica e permangono fino a tarda notte e creano un problema, un disturbo grave a chi risiede in quelle zone. E di solito i residenti si rivolgono al comune, alla pubblica amministrazione perché intervenga, e la pubblica amministrazione per tante ragioni spesso o non interviene o non interviene efficacemente. E questo mi permetta, perché? C'è un motivo? Le ragioni sono molteplici. Primo, perché oggettivamente è difficile, purtroppo nel tempo si è stata consentita questa proliferazione, questa concentrazione di locali, e adesso tornare indietro è difficile. Indubbiamente ci sono molti interessi, molti centri di interessi che spingono perché invece si permanga questa situazione, e di conseguenza poi chi ne fa le spese sono quelli che dovrebbero dormire. I residenti che vorrebbero dormire e riposare e oggettivamente non riescono. Non riescono perché è ormai un dato di fatto che il livello sonoro che questo tipo di fenomeno determina è veramente eclatante e supera quelli che tutti sono i limiti appunto previsti dalla legge per il rumore. E di conseguenza alcuni di questi residenti, come nel caso di specie, non si sono arresi e si sono rivolti alla magistratura, si sono rivolti al giudice civile per chiedere che intervenga per ottenere il risarcimento dei danni, perché c'è anche un problema di danni alla persona, di danni alla salute e di danni anche alle proprietà, perché sicuramente si svalutano le proprietà quando per tanto tempo si sono sottoposte a problema di questo genere. Ebbene, qualche mese fa è uscita una sentenza della Corte d'Appello di Torino, che già ho avuto occasione di commentare, e la settimana scorsa una sentenza della Cassazione, che hanno sancito un principio fondamentale, ossia che intanto il giudice civile è competente a decidere questo tipo di controversie, e laddove vi è un problema serio alla salute, alla qualità della vita delle persone, può intervenire e ordinare alla pubblica amministrazione di realizzare quanto è necessario fare perché il livello di rumore sia contenuto nei limiti del tollerabile, e se non lo facesse si espone, viene condannata anche al risarcimento del danno. Una cosa importante che ha detto la Corte d'Appello di Torino e che anche la Cassazione ha ribadito è che deve rimanere fermo il principio che la pubblica amministrazione, in quanto proprietaria del suolo, è obbligata, in forza di un articolo 844 del Codice Civile, a far sì che dalla sua proprietà non derivi danno alle persone che abitano nei dintorni, e deve assolutamente intervenire perché la sua discrezionalità non può mai arrivare al punto di ledere, o la sua omissione non può mai arrivare al punto di ledere il diritto incomprimibile della salute delle persone. E quindi ha ordinato di fare gli interventi che il comune individuerà, ha dato un termine, e se non sarà rispettato questo obbligo, saranno condannati anche ad una penale, ad un risarcimento di danni. Quindi capisce che con queste due sentenze, e in particolare quella della Cassazione, che è il massimo organo giurisdizionale,
viene sancito un principio di diritto, direi a questo punto incontestabile, per cui da un lato le persone, i disturbati, potranno con fiducia rivolgersi alla giustizia perché sanno che il principio di diritto ormai è, come dire, sancito. Però prima da lei, da avvocato. No, o qualunque avvocato che si occupi di queste cose, comunque scolpito in maniera chiara. Dall'altro credo che queste sentenze determineranno anche un cambiamento di rotta da parte delle pubbliche amministrazioni, perché sanno che prima o poi andranno incontro ad una condanna e certo, di conseguenza anche a responsabilità sia erariale ma anche dei singoli amministratori che pur tenuti hanno omesso di provvedere. Certo, è un argomento abbastanza sensibile, no? In questo, molto diffuso tra l'altro, quello sicuramente un po' in tutte le città, centri storici. Proprio il problema della concentrazione e della pressione antropica, si dice così, in una determinata zona con dei livelli inaccettabili, si va a 70, 75, 80 decibel certo, che entrano nelle case per delle ore fino alle 2, 3 della notte, quindi è sicuramente una situazione... Sì, poi case strette, vicine, rimbomba anche, fa da... Certamente. E quindi insomma questa è una bella iniezione di fiducia, secondo me queste due sentenze sono fondamentali. Bene, la ringrazio avvocato. Vuole aggiungere qualcos'altro? No, direi che come commenta queste sentenze direi che abbiamo chiarito. Ecco, posso dire che naturalmente questa è stata una chiacchierata, per chi volesse invece approfondire un pochettino più i concetti giuridici e i passaggi motivazionali delle sentenze, che poi potranno essere utili per in altri casi, sul mio sito è pubblicato un articolo insomma di approfondimento e di commento a questa sentenza. Che possiamo dire qual è il suo sito? www.avvocatodorelli.it.